laicità, i valori del cristianesimo. I giacobini vengono a Napoli e vietano processioni, abbattono i simboli, deturpano le chiese, le trasformano in stalle di cavalli. Ci voleva una reazione di segno opposto, una reazione forte. Ed ecco l'armata, reale da un lato e cristiana dall'altro. Guardate che i giacobini hanno sbagliato tutto, secondo me, dal punto di vista, vedendo, lo so che forse la storia l'ha vista. Parliamoci chiaro, cosa che non si, l'unica cosa che non dovevano toccare alle popolazioni del sud, dell'Italia meridionale, era il cattolicesimo, era la religione. L'abbazia di Montecassino viene distrutta, vengono messi i cavalli dentro, le pergamene dell'archivio vengono prese e usate per incartare i salari. Montecassino, faro di civiltà dell'Europa occidentale. Era evidente che ci doveva essere una reazione proporzionata a queste offese. Ed ecco, il cardinale Ruffo ha un'intuizione di questo genere. Dice, io devo prendere i valori più sani della mia terra, incanalarla nel modo giusto, e quindi la vittoria è arrivata. Arriva il 13 di ottobre, il 13 di giugno a Napoli, il giorno di Sant'Antonio. C'è anche questa famosa diatriba tra San Gennaro e Sant'Antonio, a Napoli sono molto molto fervidi come fantasia, quindi San Gennaro che aveva fatto il miracolo all'entrata di Championnier, vede un po' declassato, anche se forse era la barzelletta, pure qualcosa di vero. Invece Sant'Antonio che permette all'ingresso in Napoli, quindi viene un po' preso come simbolo, e quindi Sant'Antonio di Padova diventa più simpatico di San Gennaro. Questa è tutta una fantasia, tutta la napoletana che ci sta bene anche, diciamo, in questa situazione. Perché secondo me 33 anni sono troppi? Perché il cardinale Ruffo, guardate, non è stato soltanto l'interprete della impresa del 1799. Sarebbe un errore per il centro.